È partito fortissimo. Eccolo qua, il backstage dopo l'incontro, qua in così, investizione. Investizione. Allora, dicevamo prima con Mustafa, proprio appena uscito dall'incontro, proprio sotto ring. Invece la tua valutazione, Dimitri? Allora, posso usare una parolaccia? Boia. Ha fatto un match di merda. Questo nella grande tradizione di Budo International, il famosissimo Nascimento che disse combattuto di merda dopo Milano in the Cage. Sì, è stato uno dei match più brutti di Mustafa. Vabbè, a sua parziale giustificazione c'è stato comunque un peso fatto a 2 ore dal match, sì, ed era 1,5 kg addirittura sotto peso. C'è stato un viaggio allucinante da stamattina per arrivare alle 5 e rotti qui a Torino. Abbiamo fatto di tutto, treno, macchina, neve, spazzaneve, eccetera eccetera, a parziale giustificazione. Indubbiamente tutto questo ha condizionato Mustafa mentalmente, perché il problema era mentale, perché alla fine della prima ripresa non aveva nemmeno il fiatone e non andava, quindi non aveva sprecato nemmeno il 10% di quello che poteva fare. Diciamo, riteniamoci contenti e fortunati per la vittoria, non altrettanto contenti per la prestazione, quindi speriamo di... Comunque la chiave di questo calo, diciamo, atletico è stata veramente nel peso, no? In quel problema. Io penso che sia stato il peso che l'ha condizionato mentalmente, cioè il fatto di aver fatto il peso tardi e sentirsi scarico l'abbia poi condizionato mentalmente nell'affrontare il match. Però insomma, se tutti i cali atletici, che dici? Se tutti i cali atletici vengono fuori così, insomma, no, non c'è da sputarci dentro. No, ma sai cosa c'è? Quando ti aspetti 100 da un atleta e ricevi 30, ovviamente guardi quel 70 che ti mancano, non quel 30 che hai avuto, ecco. Certamente, però si è visto appunto il potenziale offensivo notevole. Secondo me si è visto il cuore dell'extra round, secondo me. Sai cosa notavamo? Dicevamo prima appunto nel pre-match che era un confronto appunto fra lo striker ed è quello poi che è successo nettamente. Però no? Diciamo che Mustafa normale non avrebbe fatto fare tutto quel clinch a Marco Ricchi, è stato bravissimo. Ma infatti sotto molti dicevano no, ma insomma gli concede troppo, si fa portare sul suo terreno. Esatto, no? Esatto. E questo un po' è successo, però alla fine è prevalso lo striker, eccolo lì, guarda la faccia, contenta. È prevalso lo striker, è successo quello che doveva, in parte che tu avevi previsto poi, Dimitri, comunque, sì, però... al 100%, però quando arrivano poi i colpi di Mustafa si sentono, no? Sì, ripeto, oggi abbiamo visto Mustafa che ha ingranato solo la prima e la seconda, basta. Vabbè, vuol dire che poi il motore è potente, allora, ha tirato abbastanza da mulo, e per cui, nel senso, come un mulo, nel senso, esatto. Come motore, non come, beh, tu forse diresti addirittura che ha tirato un po' da mulo in testardaggio. Dai, sì, non direi. Ci vediamo allora ad Octagon, e anche prima, ciao. Grazie. Ciao.